ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Seconda vittoria consecutiva per il Fano. Dopo la capolista Pineto, si impone in casa con il Tolentino, fanalino di coda, per 2-0. Reti tutte nella ripresa. Partita difficile da giocare per le condizioni del terreno dello stadio Mancini. Mai pericoloso il Tolentino nella prima frazione, mentre i padroni di casa hanno provato a segnare in più occasioni. Al quarto ci prova Nappo in area, ma la palla viene deviata dalla difesa. Al 18esimo protesta De Granata per un tocco di mano della difesa, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. Pochi istanti dopo ci prova Serges, niente da fare. Al 24esimo altra azione insidiosa del Fano in area, nulla di fatto. Al 36esimo è la volta di Nyang, sempre in casa Alma, a tentare la via della rete. La palla non inquadra lo specchio della porta difesa da Gagliardini. Nella ripresa un'azione pericolosa per il Tolentino con un palo di Massarotti al terzo minuto. Al 27esimo la svolta della partita nella ripresa. Rigore per il Fano per atterramento di Brosi in area. Fallo di Nagy, che era già ammonito, e viene espulso. Successivamente verrà espulso anche Stefoni. Sul dischetto va lo stesso Broso, che segna. 5 minuti più tardi il raddoppio per i Granata. Dopo una punizione respinta, la palla arriva nei piedi di Severini, che la lancia verso la porta, dove Gagliardini non può arrivare. 2-0. Capitan Broso esce tra gli applausi. Al suo posto Drolet. Ultimo cambio per il Tolentino, fuori Massarotti, dentro Cozzolino, ma il risultato non cambia. Il Fano vince e si allontana dalla zona play-out. Il Tolentino cercherà di riscattarsi contro la Matese. La partita si è ingannata bene, abbiamo fatto 1-2, importante, è così, bisogna continuare, bisogna pensare già alla prossima, però penso che se giochiamo con questi principi, con questa determinazione, possiamo andare avanti, però non bisogna mollare. C'eravamo in campo, quindi la prestazione c'è stata. Poi il secondo tempo, chiaramente il rigore, prima c'è stato un palo nostro, l'occasione mancata, poi su un'altra situazione di loro è arrivato il rigore con Aghi che è intervenuto, non lo so se fuori tempo, ero troppo lontano, e il rigore ha cambiato poi la partita, un uomo in meno.